Buongiorno ragazzi, Rail Line Italia, centro commerciale Leone, serie dei nostri video per chi ha appena iniziato a usare questi magnifici mezzi. E vi ricordiamo che è tutto sul nostro sito www.railineitalia.it, parti di ricambio e drone. Oggi parliamo di un problema molto semplice, ci chiamano in tanti dicendo il drone va tutto storto. Perfetto. Questo accade perché molto probabilmente, non dico sempre, ma andate a muovere i trim sul telecomando. Allora, ci sono dei trim sul telecomando, 1, 2, 3, 4. A cosa servono? Ok, questo qui, che è praticamente lo stick di destra, se lo spingete in avanti, il drone andrà in avanti, sempre se il drone è posizionato con la coda verso di voi. Dietro, destra va a destra, sinistra va a sinistra. Se lasciamo il gas costante, il drone, avendo un giroscopio a 6 assi, rimarrà abbastanza costante in volo. Certo, non si ferma, perché per fermarlo ci vuole il GPS, ma comunque sarà costante. Se vedete che il drone si muove o a sinistra o a destra, basterà andare in prossimità dei comandi di sinistra e destra, spingerli e lui si riposizionerà in maniera che sarà bilanciato. Ok, questi trim non sono resettabili, quindi se per caso voi me li andate a spingere perché non sapete quello che fate e non avete chiaramente letto il libretto di istruzioni, cosa succederà? Che il drone andrà tutto storto. Quindi ricordatevi che i trim devono essere sempre in neutrale e che se il drone si muove da una parte o dall'altra o si muove in avanti o indietro, basterà trimmarlo in prossimità opposta al movimento che naturalmente il trim ha. E questo è tutto per Rail Line Italia, www.railineitalia.it. Ciao ragazzi!